oggi siamo a Rosolina, qua abbiamo il simpatico Danilo, che è anche animatore, tra l'altro complimenti, vediamo adesso, tra poco vedremo qualcosa. E sei reduce di una bella gita, se non sbaglio, no? Sì, una bella gita, perché in questo periodo è un po' strano con l'aumento del carburante, e mi sono messo in testa, insomma, questa mobilità sostenibile, quindi sostenere la mobilità sostenibile. Come farlo? Creando un po' un piccolo evento. Ho preso una bicicletta normalissima, una city bike, e con questa city bike sono partito da Torino, quindi da casa mia, per arrivare fino a Rosolina Mare, e senza nessuna preparazione, nessuna pianificazione. Sono partito lunedì mattina e ho fatto circa 70 km al giorno, dai 70 ai 90 km al giorno. Sarà stata dura? Non sono allenato, voglio dire, no? Guarda, pensavo fosse più dura, anzi il motto era: se ce la faccio io, se ci provo io. E invece adesso, diciamo, se ce l'ho fatta io, ce la potete fare tutti, perché sono un cinquantenne in sovrappeso con un infarto alle spalle. Ai, però è stato bellissimo, perché da Torino arrivare giù è molto semplice, il Po è favoloso, e l'energia me la dava proprio questo stupendo scenario che incontravo per la strada, tutto è ciclabile, vento, anzi la consiglio a tutti quanti perché è fantastico. La ciclovia vento? Sì, proprio esatto. Ciclovia vento, fantastico, veramente bello. Bene. Adesso sono venuto qui proprio per Pasqua, perché abbiamo organizzato questi 3 giorni per Rosolina Mare con la Verde Blu Animazione, la mia agenzia di animazione, e per un po' le prove generali per l'estate. Infatti abbiamo portato una nuova mascotte strana, proprio in omaggio del Delta del Po, e abbiamo fatto questa mascotte del... E non è un cigno, è un fenicottero rosa, infatti anche all'interno delle nostre magliette. Proprio un fantastico fenicottero rosa che presenteremo adesso, proprio adesso tra poco. Riprendiamo. Grazie. Quindi fenicottero rosa, adesso ci sarà un flash mob per la guerra, e faremo un laboratorio fantastico per i bambini dai 4 ai 12 anni. Tutto per voi. Grazie. Prego. Grazie, ciao.